una fiamma al giorno, energie del 19 di gennaio. Scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, calcedonio del Brasile, questa cosa bellissima qua, meravigliosa, e l'ametista. Allora, andiamo a vedere che cosa ci dicono gli angeli per tutte le tre varianti. 19 di gennaio. Allora, ascolto per il cristallo di rocca, quindi attenzione, ascoltate, aprite bene le orecchie, sia quelle della mente che del cuore, perché arriva qualche cosa che ci parlerà d'amore. C'è qualcosa che parla d'amore, quindi attenzione che ci saranno delle situazioni che concentreranno l'attenzione sulle relazioni, sulla vostra relazione, se avete una relazione, sul vostro amato, se avete siete in un rapporto di fiamma o qualsiasi altro tipo di rapporto. Qua c'è qualcosa che va ascoltato, perché è un femminile che deve risvegliarsi. Ci sarà un'illuminazione, qualcosa di importante che porta, diciamo, un bel aiuto. Guardate qua l'anima che parla, un bel aiuto nella vostra relazione. Vediamo un po'. Sì, e da qui si comincia qualcosa di assolutamente nuovo, una magia che comincia. Calcedonio del Brasile, novità per chi ha scelto questa meravigliosa pietra. Vediamo un po', novità relative alla famiglia, alla casa, agli affetti, alle relazioni. Guardatelo anche qui, c'è qualcosa che arriva e siamo sempre più allineati nell'energia, è incredibile, ma è così. Qualcosa che porrà fine a un passato, quindi qua c'è, alzate lo sguardo verso l'alto, il cambiamento sta arrivando, state eliminando una parte del passato su cui avete lavorato moltissimo, adesso ci sono novità che vi parlano appunto di nuovi inizi. Eh sì, c'è una materializzazione, quindi attenzione che è qualcosa di veramente importante, novità sulla materializzazione dei vostri affetti. Se c'è qualcosa che avete concluso, state per concludere, ora si comincia per qualcosa di nuovo. E allora vediamo un po' l'ametista, una chiamata, quindi o riceverete un messaggio o appunto qualcuno vi dirà qualche cosa che vi farà capire che c'è una chiamata in corso, una chiamata che può essere appunto un messaggio che può portare fine a una situazione di, diciamo, appunto anche qui karmica del passato, un'immaturità che può essere relazionale per quanto riguarda le situazioni di lavoro, un progetto finito, qualche cosa, una chiamata che porrà termine a una situazione. Anche qui vedete che siamo assolutamente allineati e c'è un nuovo inizio. Guardate qua che stiamo cominciando tutti quanti dei nuovi inizi. Vediamo un po'. Sì, qua c'è proprio il messaggio di fuoco, qua c'è proprio l'anima che sta parlando, una chiamata animica, una chiamata che si può anche manifestare con chiamate reali, con messaggi reali, con comunicazioni, e quindi anche qui si dà inizio a una nuova fase. Vediamo un po', sì, si materializza appunto questo nuovo inizio. Comincerà un progetto nuovo, qualcuno conoscerà una persona importante, ci sarà un ritorno per quanto riguarda le fiamme e un nuovo inizio, quindi materializzazioni importanti.